Paolo Tosato, il governo si dimentica degli alluvionati dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto? Sì, nella finanziaria è stato approvato esclusivamente un piccolo emendamento che stanzia 8 milioni per l'alluvione recente di Genova e non, fra parentesi, per gli altri territori colpiti nello stesso periodo, quindi Parma, Massa, la Toscana in generale. Una risorsa simbolica e assolutamente insufficiente a dare risposte concrete a fronte di necessità che sono ben più ampie per rimettere in sicurezza il territorio dal dissesto idrogeologico. Servono centinaia di milioni e il governo ha altri obiettivi, il Salva Roma, i 100 milioni per l'ufficio delle entrate, per l'agenzia delle entrate, per le missioni militari all'estero. E a fronte di questo l'unica certezza che il governo offre ai cittadini colpiti dall'alluvione è che da fine dicembre dovranno ritornare a pagare le tasse, quindi il termine del periodo dell'esenzione dal pagamento di quanto dovrebbero pagare se fossero nelle condizioni di farlo, perché a fronte di quello che è accaduto è evidente che questi cittadini per pagare le tasse dovranno indebitarsi con le banche. È una posizione inaccettabile che noi critichiamo e che non ha trovato risposta nemmeno grazie alla nostra attività emendativa.